Milan Juve. Lo so, mi sono sbattuto. Mi sono fatto male al mignolo, ma lascia stare. Milan Juve, Milan Juve. Rega, Milan Juve, Milan Juve, Milan Juve. Allora, in questi ultimi giorni è famoso anche per cioè nella Juve, cioè nella casa Juve in questi giorni, questo mese è successo un gran casino. Fagioli scommesse, Pogba doping, infortunio di gatti. Allora, secondo me questa partita, cioè sulla carta diciamo è favorito al Milan, ma io speriamo che, cioè allora, secondo, io non voglio gufare, no? Cioè io speriamo, cioè io spero che ovviamente sempre che vince il Milan. E ovviamente non c'è minimo dubbio che spero che, cioè deve, il Milan deve per forza vincere, perché questa è anche una partita molto importante. Battere la Juve vuol dire battere una delle big. Eh sì, dobbiamo avere tanta grinta, tanta forza per battere questo Juve, Juve. Vamo raga, forza Juve, su! E allora, io un pronostichino lo farei qua. Direi che finirà, cioè si gioca a San Siro se mi ricordo bene, Milan-Juve. Finirà 2-0 per il Milan. Se no, se va male, 2-0 per la Juve. Però sto sempre con 2-0. Ragazzi, parlando anche del calcio scommesse su Fagioli, vi dico anche la mia opinione. Beh, cioè, calcio scommesse, no, cioè, non so niente, però se, cioè, mi dispiace per Fagioli che è stato condannato tipo per un anno, tipo per 12 mesi, forse non so quanto tempo. Fuori e diciamo che mi dispiace, cioè non è che mi dispiace, però se hai scommesso, però secondo me è tempo buttato per migliorarti ancora calcio, cioè se hai un talento, cioè un talento di talento italiano non puoi fare questo, dai, cioè non puoi scommettere. E stessa cosa vale anche per Sandro Tonali. Sandro Tonali che ha scommesso sul Milan, che sta dando, che infatti il Milan è in una posizione di me. Però questo lo parliamo nell'altro video che uscirà, che devo registrare. E dopo questo video devo registrare quello di Tonali. Diciamo che non siamo, anche il Milan non è messo in una posizione favorevole. Perché adesso vi parlerò che conseguenze dobbiamo fare se vince il Newcastle. Quegli arabi del cavolo, guarda, senza offesa, guarda. Questi qua, bastardi, guarda. Vabbè, non parliamo di questo, parliamo di Milan Juve. Allora, secondo me, 2-0 per il Milan. Se vince il Milan, 2-0, gol di Leao e Pulisic, speriamo. O anche Olivier Giroud, il portiere Giroud. E poi se perde il Milan finisce 2-0 per la Juve, allora sarebbe gol di Chiesa e Vlahovic. Milan-Juve 2-0 sarà una partita molto bella da vedere, anche molto exciting. E non ho niente da dire, ragazzi. Sono exhausted io perché devo studiare storia. Beh, questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, non vi chiedo molto, non so perché vi chiedo like, non l'ho mai fatto. E ci vediamo al prossimo video, ciao.